ragazzi, siamo in volo con Silvio. Eccoci qua. Abbiamo già fatto 1200 metri di quota. Eccoci, e stiamo ancora salendo. Vediamo da qui tutta la strada per andare a Terracina. Guarda, lo vedi quel costone laggiù? Sì, sì. Terracina è l'ultima montagna che nella foschia si tuffa sul mare. Wow. E quello laggiù è il Monte Circeo. Oggi non c'è una grandissima visibilità, ma ti sei girato una vera termica maschia. Influenza molto la virata, quindi per esempio adesso siamo in aria libera, io lascio tutti i comandi, no? Vedi? Se noi spostiamo il peso a sinistra, sposta bene il peso a sinistra, ecco, guarda che virata che abbiamo innescato solo spostando il peso. Senza mani, sai? Senza mani, ecco le mani, senza trucco, senza inganno, vedi come giriamo? Chiaramente se noi stiamo dentro così in termica, quando stiamo dentro così col peso, io basta che do un filo di comando e va. Madonna, invece se stiamo puntati dall'altra parte voglio tirare i sciacquoni, no? Che figo, cazzo. No, ma abbiamo fatto una termica fantastica, abbiamo messo 10 minuti a arrivare su, lo so, però ne è apparsa la pena, però l'ho portato oltre 1000 e guarda, cioè, già come si fa presto invece a perdere. Sì, un pochino. Se non sali, scendi un metro al secondo, che non è tanto, ma non è nemmeno che uno si ricorderà più sempre. Esatto, il primo volo non si scorda mai.
capirai quando atterri quanto è vero, che tu sta cosa te la ricorderai per sempre. Cioè, impressionante. Impressionante, vero? E sai che la scuola... è una cosa che uno non si può mai la dimenticare. La scuola qui, di norma, non ci ha mai avuto tanti allievi come da quando abbiamo iniziato a farvi i posti noi. L'istruttore non sa più a chi dai resti. Perfetto. Beh, comunque ti sei scelto una bella cosa. Sì, guarda, se lo potessi fare come attività principale sarei l'uomo più felice del mondo. Purtroppo faccio l'impiegato pure io. E poi a fine settimana mi metto la tutina da su e me ne vado. Chiaramente questa cosa mal si sposa con la famiglia, no? Due bambine meravigliose e mi piace pure sta con loro, insomma, quindi mi dispiace sempre. L'hai portate? Sì, la grande sì, due volte quando c'aveva 5 e comunque c'aveva 8 anni. Si è divertita tutta mani. C'è divertita. Era sì, una giornata familiare, molto tranquilla, ho passato con i comandi in mano, praticamente ha pilotato sempre lei. Dai. Sì, è stata una cosa meravigliosa. Oggi però è difficile, cioè oggi se non stai dentro perdi, capito? Invece ci sono delle giornate più semplici in cui si svolazza un po' dappertutto, tipicamente in estate e intanto pomeriggio. Allora lì tu dai comandi in mano al passeggero, non c'hai turbolenza e dove va bene, no? Certo. Invece oggi se non stai dentro perdi un sacco di vuota. E la termica buona però sta sempre là, vedi? Quella che abbiamo girato noi. Che figo, eh? Madonna. Alza un po' la camera, fai vedere gli amici tutte le vere che ci abbiamo sotto. Allora vai, cambi la camera.